Come vi avevo promesso, vi avrei fatto vedere tutto il mio programma, quindi saltiamo direttamente sul computer. Buongiorno ragazzi, bentornati ad un altro video. Come sempre, giù di Muscoli da Vita. Mamma mia, da quant'è che non facevo una intro del genere? Che nostalgia! In questo video vi parlerò di tutto il mio programma di allenamento, vi farò vedere esattamente reps, esercizi, tutto quello che volete sapere sul mio nuovo allenamento in full body, che è da un po' che vi stavo dicendo che ve ne avrei parlato. In questo video lo faremo, ma in primis oggi è martedì, oggi è il nostro content day. Settimana scorsa ci sono state alcune novità. Innanzitutto mi sono arrivati i nuovi samples del quarto lancio di Kaizen Atletica, ne sto indossando uno proprio in questo momento. Abbiamo 3 mesi adesso per sviluppare i nuovi prodotti, non è che li azzecchiamo subito alla prima botta, quindi chiediamo i samples, facciamo le modifiche, ne chiediamo altre, vogliamo essere sicuri che sia tutto 100% perfetto. Poi numero 2 è venuta Ele, perché si può viaggiare, però bisogna fare il test, se negativi al test del Covid, quindi meno male riusciamo comunque a vederci nonostante facciamo long distance, però deve sempre farsi questo test, che diciamo che non è la cosa più tranquilla se l'avete fatta, abbastanza invasivo. E niente, questi sono i 2 mega aggiornamenti, poi andremo in palestra fra pochissimo. Ah, mi è arrivato anche un pacco di Foodspring che andiamo ad aprire proprio in questo momento. E questo è il pacco di cui vi parlavo, lo sto aspettando da tipo 2 settimane e con i prodotti mi sento così più tranquillo, e non lo dico solamente perché lavoro con loro, ma veramente tipo queste 2 settimane dove non avevo nemmeno le mie protein bar, un pochino stavo, no? Dovrebbe essere un ottimo rifornimento. Vediamo che ci hanno mandato. Allora, in primis, le mie barrette preferite in assoluto. E dico sempre, gli integratori non servono così tanto, no? Magari sentite dire che le proteine aiutano, i protein shake aiutano. In realtà, secondo me, aiutano perché sono convenienti, non per altri motivi in particolare. Io queste barrette le trovo super convenienti perché hanno 20 grammi di proteine, sono buonissime, mi sembrano tipo un dessert quando le mangio, secondo me sono perfette come snack tra i pasti se vi possono essere utili. Poi hanno appena fatto uscire 2 dei loro nuovi prodotti, che sono 2 protein shake già fatti. Questo qui è gusto cioccolato, questo è gusto vaniglia. Vediamo un po' come sono i macro. Tutto questo c'ha 22 grammi di proteine. Ci sta, questi li andiamo a provare più tardi. E poi mi hanno inviato la pasta proteica. Adoro. Yes, perché questa veramente anche qua per 100 grammi ha ben 50 grammi di proteine, è assolutamente incredibile. E vedete, non ho praticamente chiesto nient'altro perché tanto la creatina già ce l'ho e ne utilizzo 5 grammi al giorno. Tutto il resto, aminoacidi più workout, così, non sono assolutamente essenziali. Quindi, come vi ho detto, preferisco ordinare le cose che so che vado a mangiare, che sono la protein pasta, perché è perfetta in alcuni pasti se non volete la pasta con tutti i carboidrati, shake che mi hanno inviato loro che andiamo a provare, e poi le barrette che sono super convenienti, 20 grammi di proteine come snack. E insomma, dopo quella transizione stupenda, volevo un attimino farvi vedere quello che mi sono messo oggi per uscire. Scarpe, queste sono le Adidas e sinceramente sono super super comode. Ho trovato, guardate qua, sti calzini pure dell'Adidas, mi piace anche un sacco il logo così. Poi ci abbiamo i soliti pantaloni di Kaizen, questi sono quelli che abbiamo venduto nel terzo lancio, che hanno fatto tutto sold out. E poi sopra c'ho questo sample, che non so se riuscite a vedere bene, ma è la sample della nuova drop shoulder che uscirà a giugno, e questo è un logo blu richiamato. Poi qua abbiamo anche il sample con il logo in rosso, sempre richiamato, che è bellissimo. Abbiamo poi un sample della tank top o canotta che verrà a giugno, ma non voglio spoilerarvi niente. E questi sono altri, diciamo, colori e pezzi di tessuto che potremmo andare a scegliere. Ma di questo so che vi interessa ben poco, quindi let's go to the gym. Silly brain, enough of this slow. Ok ragazzi, siamo appena adesso fuori dalla palestra. Sapete chi c'è dietro la telecamera? Ele, vuoi dire ciao? Ciao! Ragazzi, sta facendo un sacco di video molto molto carini sul suo canale, quindi mi raccomando, andate a vedere e se vi piace iscrivetevi. Comunque, noi siamo qua fuori, come al solito, dovevamo prenotare, abbiamo solo trovato il posto per una persona, quindi ho prenotato io e non ha prenotato, quindi dobbiamo presentarci sperando, fingers crossed, che facciano entrare anche lei, perché praticamente qua le palestre a Lussemburgo sono aperte ma solamente su prenotazione. Ci sono massimo, in questa palestra dove andiamo noi, massimo 9 posti, e è una palestra con all
oltre 1000 membri. Infatti dobbiamo stare lì il minuto per prenotare. Mamma e purtroppo mia. Ce l'abbiamo fatta prenotare solo per una persona e non per due. E infatti anche adesso sono le 11.14 e noi dobbiamo già prenotare per fra 3 giorni alle 11.15. Quindi sto qua sull'applicazione, letteralmente siamo qua e aspettiamo. 15. Dai. Uno preso. Dai. Due. Due presi. Grande. Dai, andiamo. E quindi sì, adesso abbiamo quindi anche la prenotazione per venerdì. E secondo me questo sistema di prenotazione funziona veramente alla grande, perché effettivamente è così che limiti le persone dentro la palestra. A questo punto tipo può funzionare. So che in Italia ci hanno provato e che magari non veniva rispettato tantissimo, e quindi hanno deciso semplicemente di chiudere tutto. Ma secondo me questo sistema a prenotazione è veramente un'ottima idea. Comunque, oggi purtroppo ho prenotato solo per me, quindi andiamo a vedere che ci dicono. Oh, io ci spero, io. Io pure ci spero. Let's go. Ci stiamo e ci risiamo. E dai. Mi hanno fatto entrare, amore? Meno male, ci hanno fatto entrare. Buongiorno ragazzi e benvenuti. Oggi in realtà non sapevo inizialmente di cosa parlare, e poi ovviamente Naval saves the day. Se lo sapete, mi seguite, uno dei miei mentori più grandi a livello sia di vita, quindi consigli di vita, anche un mentore dal punto di vista del business, perché è una persona molto molto di successo, è Naval Ravikant. Purtroppo è una persona che non è così esposta a livello social, e quindi in italiano non so quanto materiale è stato tradotto in lingua italiana. Sicuramente in inglese ci stanno alcuni dei suoi podcast con Joe Rogan o anche da solo, e secondo me è pazzesco. In uno di quei podcast lui parla di come lavorare e di come dovremmo lavorare, e una citazione fenomenale che mi rimane veramente impressa in testa è proprio questa: noi non siamo pecore, siamo dei leoni. E lo dice per quanto riguarda il nostro approccio al lavoro. Cosa intende esattamente? Proviamo a breakdown. Non siamo pecore. Cosa fanno le pecore? Le pecore non è che veramente hanno questa forza e potenza, stanno semplicemente a pascolare piano piano, lentamente, lungamente sui campi, no? Quindi le pecore pascolano per i campi e non hanno questa, diciamo, burst di forza, di energia, di passione, che invece magari potrebbe avere i leoni. I leoni in realtà sono molto, magari non gli frega niente della situazione, stanno molto per le loro, sono indipendenti come felini, ma poi il momento critico, no? Il momento clou, se devono, che ne so, acchiappare una preda o attaccare un'altra persona, il leone, diciamo, si carica e ha questa energia, questa esplosività, questa intensità incredibile. E Naval dice che anche noi come umani non dovremmo approcciarci al lavoro come delle pecore. Se noi in una giornata, è vero che abbiamo 24 ore, metti nella giornata standard lavorativa di molti di noi, magari alcuni di noi che lavorano su shift o altro lavoriamo di più, altri magari lavorano part time, quindi lavorano di meno, ma è più o meno sempre sulla base di vai in ufficio e fai 8 ore di lavoro. Ad esempio io quando stavo alla Shell non è che mi chiedevano ok, oggi fai questo, era molto più basta che vieni in ufficio, stai 8 ore, se avevo lavoro che copriva le 8 ore benissimo, se altrimenti non avevo lavoro che copriva 8 ore ci dovevo comunque restare 8 ore per far vedere che restavo in ufficio 8 ore. E però magari appunto stavo più pascolando, e un lavoro che avrei potuto metterci, che ne so, mezz'ora, un'ora, dovevo farlo estendere sulle 8 ore per far sembrare che stavo facendo qualcosa. E se non hai mai lavorato in un ufficio o un ambiente del genere, sai esattamente di cosa sto parlando. Se non hai, scusa, mai lavorato, magari non sai esattamente di cosa sto parlando, ma se hai lavorato in un ambiente così sai esattamente di cosa sto parlando. Tipo, è vero che ci sono persone, e in Italia soprattutto, mi ricordo anche in termini lavorativi, tra amici, tra parenti, tra i miei, che tornavano a casa tipo tardissimo la sera, tipo alle 8 alle 9 invece che uscire magari alle 5 alle 6 come fanno gli inglesi. Però effettivamente se uno considera tutte le pause per il caffè, le pause per le sigarette, le pause in cui chiacchieri, le pause eccetera eccetera, in realtà vedi che il lavoro effettivo è molto diluito, l'intensità non è così elevata. Diciamo che siamo più sparsi. E Naval dice questo tipo di lavoro, il lavoro appunto molto tra virgolette simile alle pecore che pascolano, molto tipo placato e lungo e con un unico, diciamo, obiettivo. Lo scopo non è di finire un certo lavoro, ma è prova a tipo stare qua tot ore. Dovrebbe essere riservato ai robot, dovrebbe essere riservato all'AI, dovrebbe riservato alle cose automatizzate, e non dovrebbe essere così
per gli umani, perché noi come umani siamo persone intense, siamo persone con emozioni, siamo persone vive e di conseguenza dovremmo essere molto più leoni. Non dovremmo pascolare quindi per 8 ore al giorno, dovremmo essere leoni per quei 1-2 ore al giorno di lavoro intenso, di lavoro deep work in inglese si dice, quindi lavoro profondo, e poi per il resto del tempo potremmo anche non pensarci su e fare altre cose nella giornata, pensare ad altro. E io ho notato in tutto il mio percorso, che sia a scuola, al liceo, all'università, al lavoro, che invece la società prova a farci diventare un po' più pecore, perché prova a darci così tanta roba da fare, ma invece di mettere e riporre lo scopo su, diciamo, la fine, il termine del lavoro, in termini di obiettivi concreti da fare, in termini di deliverables, in termini da progetti da consegnare, è molto più diluito su, ok, se tu studi X ore, se tu lavori 8 ore al giorno, allora stai a posto. E purtroppo questo è come è stata costruita la nostra società. Perché 8 ore di lavoro? Perché quello è l'orario. Proprio per, appunto, stancare abbastanza e affaticare la mente, ma non affaticarla eccessivamente da non volere tutta la gente il giorno dopo che magari si rifiuta di andare al lavoro. Queste 8 ore sono molto molto interessanti, perché sono abbastanza, appunto, da essere affaticante e stancante a livello mentale, ma appunto non troppo da causare delle rivolte, ma di questo è un altro discorso, magari ne parleremo. Però questo è quello che voglio che pensi tu, anche in questo momento, qualsiasi momento, in qualsiasi cosa stai facendo, in qualsiasi posto in cui ti trovi, sei al lavoro o all'università con lo studio, ricordati che tipo sei un leone, e invece di fare come molti che iniziano a studiare e poi c'hai lì col tuo telefono e il telefono ti arriva una notifica e allora poi apri il telefono e allora in realtà non stai veramente più studiando o lavorando, perché c'hai la mente che e la concentrazione che è stata divisa molto e appunto diffusa. Ora non stai più pensando al lavoro che dovevi fare sul computer o allo studio, ai textbook, stai pensando al telefono e poi torni a studiare e poi fra 20 minuti ti scrive un amico e allora riprendi il telefono. Questo è essere pecore, questo è essere pascolando e stare sempre in quel limbo tra sto veramente lavorando oppure non sto lavorando, capito? Invece di essere così, Naval dice tu non lavorare, non fare niente, fai quello che ti piace fare, fai sport. Leggi un libro, guardati un film, fai qualcosa che stacca la testa e poi nei tuoi momenti di ispirazione, quando ti sale quella che può essere la creatività o ti sale quella spinta, quella motivazione di lavorare per il lavoro, lì è quando non importa quello che stai facendo, dovresti lasciare tutto e metterti a lavorare, perché noi come umani siamo persone creative, siamo persone costruite in questo modo e dovremmo veramente, quando ci sale questa motivazione, che non è sempre, lo sappiamo tutti, sono molte più le volte che non siamo motivati rispetto a quelli che siamo motivati, quindi quando invece ci sale la motivazione è lì che dovremmo andare a essere leoni e dare il 100% di focus su quello che vogliamo fare, sia per lo studio che per il lavoro. Ragazzi, abbiamo appena finito l'allenamento, spero che riusciate a sentirmi nonostante tutto sto casino che ci sta con la musica. Devo dire che è andato bene, tranne che tipo è entrato a una certa Anthony, che è un altro che fa l'influencer in Francia, ha tipo 250.000 follower. Abbiamo iniziato a parlare di tutti i progetti che abbiamo, quindi mi sono un po', diciamo, fermato, e l'allenamento, diciamo, la seconda parte l'ho iniziato dopo 20 minuti, quindi era un pochino strano. Però overall sono molto contento, sto continuando a progredire, che è normale, sono le prime settimane, mi piacciono un sacco gli esercizi che ho scelto e quindi devo dire che sembra che possa essere un ottimo mesociclo di rientro. Poi anche fisicamente, ho deciso di non fare un physical update oggi, ma mi sono svegliato molto molto bene il primo giorno dove mi sveglio e dico ok, sto sentendo che effettivamente sto mangiando di meno rispetto a come mangiavo prima, effettivamente sto continuando con questo percorso di ricomposizione corporea. Le mie calorie, se devo essere sincero, non ho iniziato a tracciarle ancora, sto stimando e più o meno sono sicuro che sto sotto le 2500 calorie, lo vedo anche da appunto che mi sveglio la mattina e non mi sento così pieno, non è che ho fame, però so che sto a mantenimento o magari un pochino sotto, ma non sto tracciando niente precisamente, anche se penso che verso fine settimana di questa settimana dovrò iniziare a farlo per continuare a vedere i progressi. Intanto andiamo a una bomba. Ele mi sta aspettando, sta facendo il cardio, magari la vedete lì dietro. Andiamo a salutarla e torniamo a casa, dobbiamo fare la spesa e dobbiamo fare un bel pasto post workout. Amore, è finito? Vuoi salutare il vlog? Hai finito? Terminato? Terminato. Tu rimani là dentro, ma non ti fanno uscire.
safety first. Yeah, yeah. Ma comunque sono dei grandi, eh? Sì, sì, anche la ragazza che sta all'ingresso è proprio una grande. Hygiene. Let's go. Amore, pusse, pusse, spingere. Pusse. Stavo a dire l'altro video, amore. Che ne dici se divento così? Ci sta? Io sono quella. Tu sei questa e io sono questa. Dai. Ah, oh, che bel frio. Fresh. Ho la palestra su prenotazione e il treppiedi veramente una bomba per me. Facilissimo filmare. Ma sì, ma poi eri molto tranquillo, non è che sì. Ma poi tutti, tutti tranquilli. Tranquilli. Dai, dai. Very smooth and clean. Very smooth and clean. Clean, clean, fresh and clean. Gambe che tremano se spingo la frizione. Eh beh, grazie. No, no, ma è perché ho fatto assisted squats. Assisted squats. Ah. Finita massage. C'ho le gambine io. Ho le gambine. Sapete quando dicono che sono le donne a far aspettare gli uomini? In questa relazione funziona in maniera totalmente differente. È questo baby here che mi fa aspettare sempre. Ma io intanto sto in maglietta. Sì, sto aggiornando, una figata. Guardate che sì, figa sì. Oh, bella. Drop shoulder. Drop bella. Shoulder, yeah. Da bodybuilder cazzuto. Dobbiamo solo farla un po' più corta sotto. Sì. Però questo outfit mi piace un sacco, è tutto on point. Infatti l'ho fatto vedere prima in the mirror. Hai fatto bene, molto bello, mi piace. Approved, it's delicious, approved. Dai, ora entriamo. Ciao. Ragazzi, we are in the kitchen per il pasto post workout. Ci stavano dei rimasugli di ieri sera che vi faccio vedere. Era un po' di pasta all'uovo e un po' di carne. Quindi ho deciso di aumentarne le dosi. Infatti ho qua la carne che... Questa è carne rossa, come vedete stava quasi per andare a male, quindi me la faccio adesso in padella qua grigliata. E poi questi erano gli spaghettini all'uovo. E la pasta all'uovo è veramente ottima come valori nutrizionali. Questa ad esempio ha 280 calorie per 100 grammi, mentre ad esempio la pasta normale ne avrebbe sulle 360 più o meno, dipende dal tipo di pasta, ma più o meno. Quindi è veramente un'ottima scelta se volete meno carboidrati e meno calorie. Provate la pasta fresca, gli spaghetti all'uovo. Faccio sulla carne. Sentite che abbrustolisce. 2 minuti un lato, 2 minuti l'altro lato e poi sarà pronto. Ed eccoci qua con il mega super piatto. Ecco la carne che secondo me cotta benissimo. Questi diciamo che sono rimasugli di ieri e ce li facciamo andare bene come fonte di carboidrati. Accanto la iceberg, sapete, io sono piuttosto iceberg, oppure la mash, la valeriana. Magari stasera ci faremo le verdure, se no mi faccio solo questo. E una coca zero accanto, che in moderazione secondo me vanno benissimo. E quando dico moderazione, io sarò sincero, almeno una al giorno, potenzialmente una a pasto me la faccio, ma finché sono zero calorie non ho troppi problemi. E anche per quanto riguarda dolcificanti e altro, se vedete le meta-analisi, non ci sono problemi per un'assunzione moderata. Questo è il piatto post workout. Ragazzi, come vi avevo promesso, vi avrei fatto vedere tutto il mio programma, quindi saltiamo direttamente sul computer. Ho pensato, se vi può essere interessante, in un altro video vado nello specifico di ogni singola seduta. Per ora vi parlo di come lo sto costruendo nel globale. Come vedete qua sono 3 giornate su rotazione, quindi giornata A, B e C, e praticamente faccio ABC a rotazione. E se voglio prendere dei recuperi, prendo dei recuperi, altrimenti posso fare anche ABC, ABC tutti di fila. Ovviamente in questo momento dipende anche in base alla palestra se riesco a prenotare oppure no, ma in teoria sono ABC giorni alterni a rotazione. E sto seguendo un approccio full body. Questo cosa vuol dire? Che letteralmente colpisco quasi ogni giorno ogni gruppo muscolare, ma in molti si sbagliano e pensano che fare full body ogni giorno vuol semplicemente dire assumiamo che praticamente prendiamo tutta una seduta normale di allenamento e la facciamo così ogni singolo giorno. Invece noi non vogliamo distruggere il gruppo muscolare ogni singolo giorno. Alla fine ci interessano 2 o 3 cose per massimizzare l'ipertrofia. La prima è il sovraccarico di tensione meccanica. Questo vuol dire semplicemente diventare più forti col passare del tempo, fare più rep, fare più carico e praticamente progredire di seduta in seduta, soprattutto di settimana in settimana e ancora più importante di mese in mese sugli stessi esercizi. Praticamente questo sovraccarico è ciò che causa e stimola l'ipertrofia muscolare. E col full body impostato in questo modo è molto semplice, è molto facile riuscire a sovraccaricare. Infatti secondo me è uno degli split migliori, almeno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda molti dei miei clienti che stanno facendo appunto il full body, è uno degli split migliori per sovraccaricare. Però
Cosa importante, riusciamo a accumulare abbastanza volume, sapete che c'è un range di volume efficace per gruppo muscolare e noi vogliamo essere in questo range, praticamente un mesociclo, iniziare diciamo dal basso di questo range e portare e aumentare il volume del gruppo muscolare fino a diciamo un massimo e poi se abbiamo bisogno possiamo scaricare. E quindi l'altra cosa che ci permette di fare il full body è proprio questa, accumulare sufficiente volume per gruppo muscolare nella settimana, perché invece magari di colpire un gruppo solamente una volta con ad esempio un altro split tipo push pull legs in realtà due volte, oppure gli split standard che ti danno in palestra che sono in monofrequenza tipo schiena, bicipiti, petto, tricipiti, gambe e spalle, tre volte a settimana colpendo tutto in monofrequenza, non ci permette di accumulare così tanto volume allenante. E poi ci sono altri benefici dell'alta frequenza, appunto facendo più o meno full body ogni singolo giorno, tra cui aiuta veramente con la riabilitazione, con la prevenzione di infortuni, praticamente abitua molto tutte ciò che è giunture, articolazioni, e infatti io da quando sono passato a full body non ho praticamente più i dolorini, perché più o meno se ne vanno. Altra cosa è che non facciamo un sacco di volume nella stessa seduta, bensì facciamo poco volume tra virgolette per gruppo muscolare ad ogni seduta, però facciamo con più frequenza, quindi non è che andiamo a fare 10-12 set per gruppo muscolare in ogni seduta, ne facciamo dai 2 ai 4 set per ora in generale, e questo ci permette di fare volume di maggiore qualità. Andiamo quindi a vedere ad esempio, il programma non è completo perché devo ancora fare finalizzare appunto le progressioni e il rep range, diciamo che per come sto facendo io, questo è un metodo che si chiama Muscle Specific Hypertrophy Method, è coniato anche da Menno Hanselman ed è veramente una bomba. E praticamente andiamo a vedere, giornata 1 ad esempio inizio con i tricipiti, ho messo i tricipiti all'inizio semplicemente perché voglio portare avanti le braccia soprattutto, sono oltre il mio quinto anno di allenamento ormai, anche se i primi tre buttati via, però comunque, quindi è importante per me se voglio specializzare delle cose di metterlo all'inizio dell'allenamento. Come vedete, tricep push down per i tricipiti, poi lat pull down per la schiena, flat plate loaded press per il petto, questa è semplicemente la macchina per il petto, butterfly raise per le spalle, reverse cable curl per i bicipiti, poi faccio uno per i quadricipiti, in questo caso è leg extension, e poi a scelta per i femorali il lying leg curl. Come vedete qua tra i 2 e 4 set, come ho detto, per esercizio. Quando noi vediamo il giorno B, stessa cosa, tranne che iniziamo con i bicipiti, quindi Bayesian cable curl, passiamo poi ad esempio al movimento di schiena che è questo supported dumbbell row, poi facciamo un incline dumbbell press per il petto, poi facciamo un reverse fly machine che è il movimento della giornata per le spalle, poi facciamo di nuovo un movimento per i tricipiti, e poi facciamo Smith Machine Squats che tra virgolette è per le gambe, quindi quadricipiti, glutei e anche un pochino di femorali. E poi il giorno C andiamo a fare, diciamo questo è il giorno più carico di movimenti composti per me, abbiamo Low HP che è Lower Head Press, che questo appunto è per le spalle, passiamo al Romanian Deadlift, bello pesante, per i femorali, passiamo ai Pull Up per la schiena, passiamo ai Weighted Dips che ancora è spalle e soprattutto petto e anche un po' di tricipiti, abbiamo anche il barbell hip thrust che è per i glutei, e poi abbiamo un altro movimento per i bicipiti che è alternating dumbbell curl, poi abbiamo il dumbbell lateral raise con constant ROM, quindi praticamente con tensione costante, che questo è praticamente l'esercizio per le spalle, e poi abbiamo gli addominali. Quindi come vedete praticamente ad ogni seduta è come se toccassimo un pochino ogni singolo gruppo muscolare, quindi non ci stiamo a distruggere, non è che sto a fare 2-3 esercizi per gruppo muscolare ogni seduta, ogni giorno, no, il full body è uno o due massimo, come avete visto qua, praticamente uno esercizio per gruppo muscolare tra i 2 e i 4 set e si spinge sulla progressione. Questo è più o meno molto rapidamente come è strutturato il mio programma, vi lascio linkato qua sotto se volete andare a vedere proprio il mio programma specifico, e vi lascio anche un altro programma che avevo fatto, se avete solamente dei manubri e state a casa e volete seguirlo, completamente gratuito, trovate il link in descrizione. Ripeto, non è completato come programma perché ho bisogno di altre sedute, ma questo in generale, se volete andare a vedere la struttura, questa è la struttura. Fatemi sapere se volete che vado molto più nei dettagli anche per ogni seduta specifica, vi dico il perché della scelta dell'esercizio, perché no e di come li ho messi tutti insieme, ma questo più o meno è tutto. Ragazzi, spero che sia stata utile quell'ultima porzione sull'allenamento. Ci tenevo a fare una piccola parlata con voi perché semplicemente a volte mi aiuta un sacco parlarne, l'ho fatto da sempre, da anni, e a fine video parlarvi un attimo direttamente a noi pochi che siamo rimasti i veri true supporters. E semplicemente questo periodo non è il massimo né per voi, che in Italia sembra veramente non migliorare la situazione, zone rosse di nuovo, palestre che chissà quando riapriranno, né
tantomeno, se devo essere sincero, anche per me, perché alla fine io sono una pagina del fitness e con le palestre chiuse da ottobre e col mercato principalmente in Italia, perché mai uno dovrebbe interessargli seguire una pagina di fitness? E quindi per questo ti voglio veramente ringraziare, se sei arrivato fin qua e se continui a guardare i video, se continui a sostenermi su Instagram. Veramente apprezzo tanto, e probabilmente è veramente solo per te il fatto che so che magari questi video possono comunque aiutare a dare qualcosina, che sia motivazione, che sia ispirazione, che sia qualche informazione utile da poi riapplicare in futuro. È per questo, questo è il motivo vero che lo faccio e vado avanti, perché se no, sinceramente, guardando i numeri, guardando il trend delle cose, sta tutto andando in negativo e non c'è veramente una progressione. Sapete che io cerco sempre il Kaizen, un miglioramento continuo, e per ora dagli ultimi 6-7 mesi è tutto stato un trend negativo. Ma ripeto, questi sono problemi piccoli, c'era da aspettarselo, le palestre sono chiuse, io sono un canale sulle palestre, quindi c'è senso che non stia andando, diciamo, benissimo in quest'ultimo periodo. Comunque continuerò a farlo, continuerò a fare i video perché mi piacciono, continuerò a portarli finché ci siete alcuni di voi che mi sostengono fino alla fine, e di questo veramente sono super grato e ti apprezzo un sacco. Questo è tutto, mi raccomando, è stato utile, magari lasciaci un like, condividi questo video con qualcuno se vuoi, assicuro di essere iscritto, ma che lo dico a fare, sicuro sei iscritto. E niente, lasciami un commento se ci sono altre cose che vorresti che porto nei prossimi video. Io continuerò così uno a settimana e spero che possa comunque avere un buon riscontro con tutti voi. Vi abbraccio, buona serata, un bacione, ci vediamo prossimo video.